leggendo la convocazione, atteso che l'ufficio centrale ha effettuato il 5-6-2023 la proclamazione dei consiglieri comunali eletti nella tornata elettorale del 28 e 29 maggio 2023, con deposito del relativo verbale. Vista la circolare numero 13 del 13-6-2008 dell'assessorato regionale degli enti locali, richiamato l'articolo 19 della legge regionale del 6 agosto 1992 numero 7, come indicato dall'articolo 43 della legge regionale 010999 numero 26, l'ordine del giorno è: punto 1, insediamento del consiglio comunale eletto e giuramento dei consiglieri comunali. Il punto 2 è l'esame, ai sensi della legge regionale numero 31 dell'86, della legge regionale numero 36 del 90, delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità per la compagna degli eletti. Punto 3 è il consiglio comunale degli eletti e eventuali suppropri. Punto 4 è l'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della legge regionale 86 numero 31 con inizio della procedura disciplinata dall'articolo 14 e eventuali suppropri. Punto 5 è l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Punto 6, elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Punto 7, il giuramento del Sindaco. Allora, passo a leggere il primo punto all'ordine del giorno, facendo giurare il Presidente Anziano che presiderà la seduta. Quindi, visto il verbale trasmesso dal Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale relativo all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutosi il 28 e 29 maggio 2023, consegnato alla Segreteria Comunale 5-6-2023, protocollo 9284, dal quale si evince che sono stati proclamati eletti i consiglieri, Vinci Giuseppe, Scherzi Coreani, il Poli Ferenca, Perugia Benefanessa, Vinitelli Stefano, Silvestro Salvatore, De Pedro Giovanni, Bernuzzi Emilio, San Giorgio Francesco, Giuliano Canetta Cagliolo, Gualtieri Maria, Palermo Ilario, Randone Muccio, Punzo Angela Giuseppina, Davantelli Gaetano e Reale Francesco, visto l'articolo 45 dell'Ordine, il quale prevede i consiglieri neoeletti prestano giuramento nella seduta di insediamento con la formula di prevista, vista la circolare dell'assessorato regionale delle autonomie locali numero 5 del 06-06-2014, che descrive gli adempimenti della prima adunanza del Consiglio, visto l'articolo 19,4 della legge numero 792 successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la convocazione del Consiglio Comunale deve avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione con l'invito da notificare ai consiglieri almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'ordinanza, visto lo statuto comunale, propone al Consiglio Comunale di prendere atto del verbale del Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale consegnato alla Segreteria Comunale 5-6-2023 e dell'insediamento di numero 16 consiglieri comunali proclamati a eletti, di prendere atto del giuramento prestato dal consigliere anziano che presiede la l'ordinanza e a seguire da tutti i consiglieri eletti che hanno recitato in voce alta in piedi la seguente formula: giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, e di prendere atto che i consiglieri presenti vengono immessi nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. Quindi chiamo a giurare il consigliere anziano Vinci Giuseppe. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza l'interesse del comune, l'armonia e gli interessi della Repubblica e della Regione. Thank you.
portarle firmate. Nel frattempo sto pure distribuendo l'obbligo dichiarativo ai sensi della legge regionale 12 ottobre 2018, numero 18, in tema di affiliazione all'oggi massonico similare. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune e della comunità, negli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Nell'interesse del comune, in armonia, gli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Esame ai sensi della legge regionale 20.
ai sensi dell'articolo 9 della legge Regge Mare del 1986, con la dichiarazione sostitutiva legata al presente atto, numerato dal numero 1 al numero 16, seguendo l'ordine delle preferenze individuali come indicato in proposta. Propone di prendere atto della verifica delle condizioni di elegibilità e candidabilità dei consiglieri eletti, di convalidare i seguenti consiglieri proclamati eletti a seguito delle elezioni del 28 e 29 maggio 2023. Consiglieri Vinci Giuseppe, Schelz Floriano, Ippolito Irene, Imbeduri di Avaressa, Rivitelli Stefano, Di Silvestro Salvatore, De Pedro Giovanni, Bertuzzi Emilio, San Giorgio Francesco, Turiano Canelia Fabiola, Gualtieri Maria, Palermo Ilaria, Randone Lucio, Urso Angela Giuseppina, Damanteri Gaetano, Reale Francesco. Adesso passiamo al terzo punto. Consiglio comunale di eletto eventuale sul momento. Premesso che con i precedenti del bando di deliberazione consigliare si è proceduto al giuramento dei consiglieri proclamati eletti con verbale della direzione dell'ufficio centrale elettorale del 5 giugno 2023 e successivamente all'esame delle condizioni di elegibilità e candidabilità e alla loro convalida, che ai sensi degli articoli 55 e 59 approvato dal regionale del 8 agosto 1960, occorre procedere alla stura di eventuali consiglieri non convalidati, nonché di quelli che ai sensi delle norme vigenti non possono essere convalidati. Che pertanto, dopo l'apertura surroga, occorre altresì che i consiglieri subentranti procedano al giuramento dopo che il Consiglio Comunale abbia esaminato le condizioni di elegibilità e candidabilità dei subentranti e quindi la loro convalida. Che il Consiglio, pertanto, per procedere al nome dell'articolo 19 della legge regionale 192 e dell'ultimo comma dell'articolo 59 approvato con la legge regionale 20 agosto 1960 come modificato dall'articolo 4 comma 7 della legge regionale 3597 alla copertura del seggio rimasto a casa. Che il consigliere venero eletto dopo l'avvenuta surroga deve passare il giuramento prescritto all'articolo 45 dell'ordine secondo la formula ivi prevista, che subito dopo il consiglio deve procedere alla convalida del consigliere subentrante per la verifica delle sussistenze di condizioni di candidabilità ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 225 del 2012 e di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3186. Pertanto, qualora che dovessero verificare i casi di mancata convalida dello surroga all'esame di candidabilità e elegibilità e conseguentemente al giuramento dei consiglieri subentranti che della medesima lista siano immediatamente l'ultimo eletto nonché a loro convalida. Quarto punto, esame eventuale situazione di incompatibilità ai sensi della legge regionale del 24 giugno 1986 numero 32 con l'inizio della procedura disciplinata dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986 numero 32 di eventuali giudizi. Quindi propongo al Consiglio Comunale di procedere all'esame di eventuali ipotesi di compatibilità, visto che le dichiarazioni firmate non ci sono cause di quinto punto, allora prima di passare al quinto punto dobbiamo nominare i tre scrutatori, due della maggioranza e uno della minoranza. Nomino lo scrutatore la consigliera Gualtieri e la consigliera e il consigliere Presidente, e della minoranza nomino la consigliera Uzzolo Angela. La mettiamo ai voti per votare, e rammento a tutti un attimo che si vota, lo dico magari per i nuovi, diciamo, per alzata di mano, quindi per alzata di mano si dà per scontato per l'approvazione della proposta. Mettiamo ai voti la nomina dei scrutatori all'unanimità. Ci apprestiamo ora a dare lettura dell'esito delle elezioni. Quindi,
Diamo lettura all'esito della nostra. Grazie.
ricordo che siete collegati con il comune di Pontefonte, dove in corso l'insediamento del consiglio comunale, con cui è stato eletto Vinicio Giuseppe, presidente del consiglio. Sono pronto all'ascolto, sono pronto al dialogo, sono pronto per un confronto continuo e responsabile. Convinto che ci sarà impegno collettivo e rispetto dei valori costituzionali, che sono il motivo per cui oggi siamo uniti da un legame che ci accomuna. Equità e imparzialità saranno la bussola per questo mio percorso. Non ci sarà alcuna tolleranza per un linguaggio di istigazione e insulti alla diversità, diversità di opinioni, opposizione, che ognuno di noi andrà ad esprimere. Grazie e buon lavoro a tutti. Presidente, per un saluto alla nuova amministrazione, il dottore Nicoletti e il dottore De Pio. Buonasera a tutti, sono il dottore Giuseppe Nicoletti, come il presidente poco fa annunciato, assieme al dottore Luciano De Pio. Abbiamo colto l'occasione per essere presenti qui, stavamo facendo una verifica di cassa con l'organo di controllo e ci fermavamo andando a fatto incidere la nostra presenza appunto con il Consiglio Comunale per fare gli auguri. Innanzitutto auguri alla nuova amministrazione, al sindaco, agli assessori, al neo eletto presidente, ho visto degli sforzi di applausi, quindi riconosciuto, perché speriamo che lei tutti poi possa dare il massimo contributo per il funzionamento del Consiglio Comunale. Noi siamo organo di controllo, ma siamo anche organo di collaborazione. Con il Consiglio Comunale principalmente, con i consiglieri. Per cui noi siamo disponibili sia dal punto di vista personale che dal punto di vista istituzionale. Abbiamo l'obbligo di collaborare con il Consiglio Comunale, con la Giunta, con l'amministrazione per il rispetto delle regole di bilancio. Quindi noi andremo, abbiamo la funzione di controllo, di collaborazione, di controllo per le regole di bilancio, per il funzionamento delle regole e per il rispetto delle regole di contabilità. Metto un punto qua che andremo continuare questa domanda. Auguri a tutti e nell'interesse appunto della collettività e del comune di Francoforte. Grazie. Adesso passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno. Elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Alla stessa maniera verrà votato il vicepresidente. Quindi invito nuovamente il discutatore a fare della presenza. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana
Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, quindi se c'è qualche consigliere che volesse intervenire per alzata di mano, così prendiamo nota. Desideravamo fare una dichiarazione da parte del gruppo di promozione futura. Colleghi consiglieri, prendo la parola oggi per dichiarare con fermezza che Francofonte Futura è un gruppo consigliare unico, impegnato a essere democratico e propositivo. Il capogruppo da me scelto è la sottoscritta, Ilaria Palermo. Siamo determinati a lavorare insieme per difendere la nostra comunità e a rappresentare i cittadini con il massimo impegno e responsabilità. Non posso, essendo la prima occasione ufficiale dopo le elezioni, non esprimere una ferma censura riguardo le parole utilizzate nel comizio di ringraziamento da parte del sindaco, candidato avversario e vincitore. Sono stati utilizzati termini che consideriamo offensivi e divisivi, non solo nei confronti del nostro candidato sindaco e coordinatore, ma anche di resto nei nostri confronti e verso il capogruppo che hanno espresso la loro preferenza per la lista Francofonte Futura con Valentina Marca sindaco. Soprattutto in assenza della stessa, il confronto è leale quando avviene in presenza delle parti e non certo da soli e anche lei. Riteniamo che debba esserci un'azione che veda tendere la mano e adottare un atteggiamento inclusivo nei confronti di tutti, indipendentemente dalle differenze politiche. È bene sottolineare però che Francofonte Futura intende compiere il primo passo in questa direzione. Siamo consapevoli dell'importanza della collaborazione, pertanto ci impegneremo a promuovere un clima di dialogo costruttivo e a presentare proposte concrete per il progresso di Francofonte, attendendoci lo stesso atteggiamento da parte di tutti i colleghi e della Giunta. Il nostro gruppo non si esimerà dal suo ruolo politico di opposizione verso comportamenti ed atti che riterrà essere non in linea con la tutela del bene comune, dei bisogni dei cittadini e di quanto non sia in armonia con i canoni della trasparenza amministrativa e dei principi della correttezza e buona fede della pubblica amministrazione. Con profondo impegno, il nostro gruppo si presenta qui, oggi, con l'intento di rappresentare al meglio gli interessi della nostra comunità. La partecipazione attiva dei cittadini è il benessere e gli interessi diffusi di tutti i francofontesi. Siamo qui per lavorare seriamente affinché il nostro territorio diventi un luogo migliore per vivere e crescere, per la qualità di vita, di sviluppo e la situazione economica in generale. Grazie mille. Buonasera a tutti, desidero porgere assolutamente i saluti al sindaco in primo momento, alla giunta municipale tutta, che è stata già nominata un paio di settimane fa, al presidente, il vicepresidente, i colleghi consiglieri e soprattutto tutti i cittadini che sono presenti oggi qui in aula. Allora, che dire? Io ribadisco che comunque c'è sempre l'emozione di parlare, giurare, è sempre un'emozione bellissima. E ci tenevo anche a porgere quelli che sono i miei auguri qua in quest'aula, perché vedete signori, il Consiglio Comunale, per quello che è stata la mia esperienza fino ad oggi, è un luogo in cui parliamo di quelli che sono i problemi che Francofonte affronta, è un luogo come il luogo della dialettica, è il luogo sicuramente dove ci sono anche delle proposte da parte nostra in quanto amministratori. Ed è il mio augurio è quello che possiamo noi consiglieri comunali, e mi unisco anche io nel discorso, affrontare questo ruolo nel modo seguito dei principi fondamentali, fondamentalmente, che sono quelli dell'ascolto, consiglieri, sono proprio quelli dell'ascolto, consiglieri, e sono anche quelli delle proposte, in poche parole il dialogo. Mi dispiace quindi aver sentito già in partenza questi toni così prelitori da parte vostra, in particolar modo verso i consiglieri che sono appena arrivati, perché mi auguro che questa esperienza possa essere vissuta come quello che è, un'esperienza bellissima che ci permette di rappresentare tutti i nostri concittadini. Detto questo, auguro a tutti un buon lavoro. Per la sua elezione
Saluto il pubblico che vedo presente e ringrazio per essere qui. Spero che non sia solo per questo primo giorno di questo bellissimo evento, insomma, la vostra presenza, che possa essere sempre continuativo, perché per noi è una cosa indispensabile. I complimenti al signor Sindaco, perché ovviamente, oltre ad aver fatto uno straordinario lavoro per quanto riguarda il nostro gruppo, riuscendo a mantenerci compatti in questi 5 anni appena trascorsi, grazie a lui Franco Conte oggi manda il primato nazionale, perché il nostro sindaco con il proporzionale è stato eletto con l'84,7%, e questo diciamo che è veramente un onore per tutta Franco. Per ultimo, il mio intervento in punta di piedi era giusto per dare la mia comunicazione, che sono il capogruppo di Franco Fonte del Cuore, deciso da tutta la maggioranza, che ha firmato un documento e che metterò agli atti di questa seduta. Grazie per essere. Bene, la consigliere Petruccia mi ha portato. Grazie Presidente, intanto mi complimento per la sua nomina, meritatissima. Mi complimento per la nomina del vicepresidente e ringrazio tutta la giunta comunale, ringrazio il sindaco Daniele Tini, perché se io oggi ho avuto questa possibilità e intanto grazie alla fiducia che il sindaco Daniele Tini ha posto nei miei riguardi, una fiducia iniziale, una fiducia che è stata poi avvalorata anche dal consenso di tutti i concittadini, che ringrazio apertamente come in questo mio intervento. Ringrazio tutti i consiglieri comunali presenti, di maggioranza e di minoranza, perché questo è per me, e lo ripeto anche in questa sede, un valore importante. Rappresentiamo tutti l'espressione della democrazia, l'ho sempre detto e lo continuerò a ripetere. Proprio in ragione di questo, e in virtù anche dell'intervento che ho appena ascoltato, che comunque io rispetto, perché quest'aula deve essere, attenzione, l'aula dell'ascolto, l'aula del non pregiudizio e l'aula della costruzione e del lavoro per Franco Conte. E credo che nelle parole del Presidente questo si sia ampiamente sentito ed è arrivato a tutti. E sulla base di questo, io rispetto l'intervento che voi avete fatto. Però mi auspico che da qui in futuro ci possa essere veramente una collaborazione. La collaborazione che intanto abbia come primo punto principale la costruzione, costruire possibilmente insieme, non pregiudizio, questo lo ripeto. E i toni, io spero sempre che i toni che si portino in quest'aula quando si fanno le proposte siano pagati, di intelligenza come io spero e penso che siano. E per il resto cosa posso dire? Ringrazio di aver avuto questa possibilità, questa è la mia il primo giuramento, sono molto emozionata, non pensavo di poter essere così emozionata, però è veramente la prima volta e auguro a tutti buon lavoro, a tutti. Grazie mille. Quindi io vi auguro buon lavoro a tutti.